Buonasera a tutti da Fabio Sinatti e Moreno Sinatti. Ecco qui, come vedete, sono i preliminari della Strasimeno edizione numero 16, quest'anno purtroppo con il tempo non particolarmente favorevole, Moreno. No, come è successo anche qualche altra volta, ma questa volta le previsioni erano annunciatissime, quindi erano tutti preparati a una giornata come si è verificato. Però i disagi, diciamo, anche da parte degli organizzatori chiaramente sono ampi, anche degli atleti stessi che devono trovare qualche piccola forma di riparo prima della partenza ufficiale. Il problema quando sono queste condizioni atmosferiche è la partenza. Una volta partiti ha influito sicuramente un po' la pioggia, ma non era quella pioggia battente molto forte, era una pioggerellina che una volta scaldati si correva. Io ho fatto la 21 km, ho corso anche bene, c'è qualcuno che l'ha disturbato, però ho sentito anche in giro la maggioranza non ha corso abbastanza bene. Il problema era solo anche quando arrivavi all'arrivo, che dovevi andare subito a cambiarti, altrimenti ti freddavi. Ecco, qui vediamo i circa, diciamo, 2000 atleti che hanno preso il via, compresa anche la non competitiva, ma 1800 quasi sono gli agonisti di questa edizione. Direi grande successo da parte di Giovanni Farano, organizzatore principe, diciamo, di questa manifestazione, che come al solito è riuscito comunque a destreggiarsi su tutta questa complicata diciamo organizzazione. Effettivamente non era facile, perché le condizioni atmosferiche, appunto, quando sono in questo modo, anche organizzare non è molto facile. Io ho visto anche strada facendo, anche ai ristori hanno dovuto portare tutti i gazebo, insomma non è facile allestire queste cose, perché i ristori ce n'erano tantissimi, quindi è tutta cosa in più che tocca fare quando il tempo è in questo modo. Ecco, qui vediamo, diciamo, il lungo serpentone degli atleti che hanno preso il via da Castiglione del Lago, dalla parte, diciamo, del molo di Castiglione del Lago, dove concorrente a seconda delle proprie caratteristiche, chi faceva la 10, chi faceva la 21, la 34, la 42 o la 58, sono partiti con diciamo presupposti positivi per poter ognuno completare la gara. Sì, sono partiti, ma molti erano bardatissimi proprio tutto come vediamo, poi, diciamo, dalle immagini, gente che è abituata a fare anche le maratone e che è abituata a stare anche mezz'ora ferma lì prima di partire, era pieno, tutto coperto, era fatto, guarda come si vede anche adesso. E dopo strada facendo si trovavano per terra tutti questi Nile, questi Kway, però ecco, insomma, non è facile partire in queste condizioni, specialmente quando è un gruppo di circa 2000 persone. Ecco, qui intanto vediamo proprio i protagonisti almeno della gara della 10 km, che già subito si posizionano nelle diciamo le parti di testa delle diciamo del gruppo, proprio per cercare di contenere, di mantenere. Qui vediamo Buccilli, Petrone numero 3, che poi sarà il protagonista della 58, già fin dalle prime battute addirittura posizionarsi diciamo quasi nel gruppo di testa, quindi insomma veramente grande personaggio, grande atleta, determinato, abbiamo visto anche nella corsa, poi lo rivedremo anche successivamente. Sì, poi ho visto le immagini dell'arrivo che era anche emozionato, quasi si è messo a piangere, quindi sicuramente era una gara che sentiva e insomma ha corso concentrato per tutto il percorso. Ecco, qui vediamo anche questo, anche un altro atleta, diciamo un triatleta che riesce a fare questa 58, poi abbiamo visto Alberico Di Cecco che era fra i favoriti, diciamo, della competizione, Kliva, lo stesso, diciamo, ucraino che lo scorso anno aveva vinto la Strasimeno, che quest'anno poi è stato costretto intorno al 30° chilometro, poco più, di ritirarsi, l'avevamo visto un pochino arretrato. E qui tutta la schiera, diciamo, dei podisti, che tipo Refi, abbiamo visto tutti i podisti, diciamo, della domenica che solitamente troviamo nelle gare, diciamo, intermedie, cimentarsi tra la 10 e la 21, ma addirittura molti in preparazione della maratona di Roma, sì, alla 34. Molti sono giunti fino a 34, mi sembra la 42 di Arezzo c'era pochissima, non lo so, non mi ricordo che ci sia stato qualcuno. Sì, ci sono stati, la 58 c'erano due della Polisportiva Policiano e mi sembra non c'era nessun altro che ha fatto questa distanza, che ne sono arrivati quasi 400, quindi insomma è una certo distanza. Ecco, qui intanto vediamo anche la Fabri Arianna, che invece, diciamo, giocava per la 10 km e quindi fin dalle prime battute una giovane promessa dell'atletica, diciamo, aretina, che secondo anno junior, secondo anno, quindi 19 anni, quindi ci avrebbe. E qui vediamo invece la protagonista che era partita fortissimo, la Mori Moroni per quanto riguarda la 58, poi dopo nel tragitto accuserà un attimo questa sua partenza forse troppo decisa, troppo allegra.
Qui intanto vediamo proprio la massa di Zangrilli, vediamo Serboli e altri atleti. Ecco qui, vediamo anche l'atleta, diciamo, Umbra, che poi vincerà la gara, quindi, però partita forte anche lei, partita la Tamburi, quindi è partita molto forte, che la Barneschi invece con il cappuccio. Insomma, ecco, la Matteusini non Mattesini fa che è niente, ritornata sì. alle gare dopo tanto tempo e sicuramente ha fatto un grande risultato perché giungerà poi terza, Nella 10 chilometri comunque. giungerà terza, diciamo, negli 10 km, quindi veramente una gara importante per lei, soprattutto un rientro importante. E qui stiamo recuperando diciamo, nella strada che costeggia l'ex aeroporto di Castiglione del Lago, i vari concorrenti che in fila indiana. Di positivo non abbiamo trovato nessun No, fino a mezzo. Borghetto la strada completamente chiusa al traffico, quindi si correva benissimo, poteva invadere tutta la strada che non c'erano problemi. Ecco, diciamo che nella testa della corsa, per quanto riguarda la 10 km, si erano posizionati sia diciamo, quelli della 10 km, ma anche quelli della 21, che sicuramente hanno più o meno adottato I ritmi si lo erano i stesso soliti, ritmo, sì. sì. E quindi la vediamo, stiamo risalendo proprio nel gruppo di testa in cui il nostro, ecco, intanto qui vediamo Mubarek, Mohamed, atleta della Polisportiva Chianciano, e poi qui vediamo Fontani, vediamo anche Stefano Sinatti, via via si sta risalendo verso la testa della corsa. E qui vediamo Di Cecco insieme a Marianelli, altri protagonisti che faranno la 42. Poi Bonini, diciamo della Subiano Marathon, Faticanti. Fatichenti e Soldini. Soldini che farà Sì, un'ottima gara, vincerà diciamo, la nella categoria veterani. veterani E qui nel. vediamo Buccilli, lo vedete già molto avanti rispetto anche agli avversari, ma siamo soltanto ai primi 6-7 km, insomma. No, qui ancora no, 6-7 km, no, siamo Qui forse un molto. po' meno, sì. Qui intanto vediamo Tartaglini, Alessandro Annetti, poi Paganelli che è andato molto forte, quindi la gara di 10 km, Alessandro. Alessandro. Ecco qui se la sono giocata, e poi il Calille che poi avrà dei problemi, diciamo, di ipotermia. Poi vediamo l'altro atleta, Martinelli Lorenzo. Martinelli Lorenzo, Cristian Taras e E poi Bistocchi Luca c'è. esatto, questi sono il gruppetto che si contendono una vittoria per la 10 km, quindi gara molto concitata, ma soprattutto diciamo anche il ritmo sostenuto da parte di questi atleti. Addirittura vediamo qui che Tartaglini si prepara per la Roma Ostia di domenica prossima, insieme a anche a Attilio Nirola, che non era presente qui e non sarà presente purtroppo ai campionati italiani, diciamo di Cross di Gubbio. Intanto abbiamo visto transitare anche Ragazzini c'era. Ragazzini, poi Occhiolini che è rientrato anche lui alle gare, ecco, quindi qui già si sta un C'era anche po'. Taras Crisia qui fra i primi. Esatto, che anzi lottava per la vittoria, diciamo, della 10 km, quindi ancora molto, molto incertezza, diciamo, su questa gara che si è poi decisa nell'ultimo chilometro e mezzo, diciamo così, ecco, mentre tutti gli altri, vedi, gruppetti abbastanza compattati proprio per cercare di evitare, diciamo, di rimanere soli, perché in queste giornate così rimanere soli sicuramente danneggiano un po' anche il proprio ritmo, la Sì, propria comunque impostazione. è più facile rimanere soli nelle prime posizioni che nelle retrovie, perché le Si retrovie raggruppano, sì, sì, gli è atleti, molto. diciamo, Sì. si posizionano in maniera, diciamo, equilibrata, quindi questo può permettere loro di diciamo, mantenere un certo ritmo. Noi abbiamo sempre sostenuto che nelle gare lunghe, diciamo, quando rimani solo poi cominci a perdere il ritmo giusto e quindi diventa un problema. Quindi intanto vediamo la Fabio Arianna Leoni, sì. Fabbri che era insieme anche alla Garinei che poi farà la 21 km, quindi diciamo il ritmo che ha impresso anche la Paola Garinei è abbastanza importante proprio perché diciamo arriva quasi in sintonia con l'atleta, diciamo, della 10 km. Ecco qui intanto vediamo la Moroni intanto che era con la maglia gialla che era in testa, ma dietro la Tamburi diciamo la costeggia, la tiene sotto controllo, tanto che vediamo altri gruppetti di atleti che oramai sono diventati affezionati alla Strasimeno, molti addirittura sono dalla prima edizione che vi partecipano, quindi 16 edizioni interrottamente, la Barneschi Francesca che anche lei Domenica prossima si farà la Roma Ostia anche lei, quindi faceva la 21, è fatta la faceva, 21, esatto, sì. quindi intanto vediamo La Valentina Martesini sì, c'era. mentre la Tamburi qui sembra un pochino Vabbè,
controllare un pochino, sì, ancora deve fare più di 50 km molto lunga, fra l'altro la sua prima esperienza nell'ultramaratona, sì, io, e questo direi personalmente forse un lo volevo dire io, un errore, perché questa ha ancora delle potenzialità che poteva sfruttare molto meglio nelle mezze maratone, massimo una maratona, e dedicarsi già subito a quest'età qui alle ultramaratone sicuramente non è un aspetto positivo, ma sai, ognuno deve decidere come crede. Qui intanto vediamo Mariottini, che poi la Martinelli, che invece andrà poi a vincere la 34, quindi veramente sta andando anche lei in una condizione molto importante. Lacrimini, che ovviamente questi atleti poi fanno parte del circuito del Grand Prix, e quindi ognuno di loro ha cercato di acquisire punti che poi saranno determinanti, diciamo, nel proseguo della stagione. No, questa era una gara che effettivamente per molti porta punti, sì, porta tanti punti, porta. Questa è una gara di gruppo A, quindi chiaramente in base anche ai partecipanti di ogni gara, abbiamo visto arrivati intorno ai 300 per ogni, okay, per ogni oltre 300 la gara minimo, sì, 300 sono 120 per ogni... nella maratona, 340 mi sembra nei 10 km, 450 nella 10 km, 293 gli arrivati, quindi è chiaro che i punteggi un pochino si diversificheranno. Vedremo la prossima uscita delle classifiche. Degli atleti ha gareggiato nella 34 e nella 58. E quindi vedremo un po' quello che porterà il punteggio dopo questa prova, e vedremo un po'. Intanto qui, ecco, stiamo risalendo di nuovo verso il gruppo di testa, che poi ci porterà all'arrivo di diciamo del Borghetto. Ancora, diciamo, qui il tratto del percorso è tutto basato sul ritmo, quindi pianeggiante completamente, non c'è tanto vento, e quindi questo ha permesso anche di fare un ritmo tutto sommato sostenuto, perché poi alla fine finiscono in 32 e 30, quindi sì, sono 9 km, non male, 700, non sono 10 km però. E direi che il giovane Martinelli, che non si notava negli anni passati, quest'anno lo stiamo già notando molto bene, lo stiamo notando. Negli anni passati gareggiava quasi sempre d'estate, e quindi quando veniva però, ecco, lasciava sempre il marchio. Questo è Bettarelli Stefano, che ha fatto la 34, è arrivato ottavo. Ecco, vediamo Di Micheli, che faceva la 21, invece Kliva, l'atleta ucraino, che lo vediamo quest'anno è stato forse sottotono, proprio, ecco, la sua condizione fisica non gli hanno permesso di completare completamente, diciamo, il suo percorso. E qui intanto, come vedete, è proprio la pulizia completa del tracciato. Questo sicuramente ha favorito anche gli atleti stessi, quindi senza avere nessun problema di transito. E qui intanto vediamo Di Cecco completare insieme, vediamo questo triatleta dell'Alto Atesino, Radokovic, che poi, diciamo, alla fine della gara si intervisteranno reciprocamente sia Alberico Di Cecco che anche lui. Intanto qui andiamo sempre verso la parte, diciamo, del Borghetto. Vedete già gli stacchi cominciano ad essere abbastanza importanti, vediamo Filippo Pioccolini, poi Buccilli imperterrito, lo vediamo proprio con l'andatura, proprio pensando a se stesso e basta, senza controllare il ritmo, corso, sì. Senza controllare, abbiamo visto anche Capacci in questa frangente, che Tartaglini, qui già stanno perdendo qualche posizione, siamo in procinto della virata, qui abbiamo Cristian Taras e Alessandro Annetti, poi Paganelli, Alessandro, e qui vediamo nella testa della corsa Martinelli e il Khalil, poi Lamir, anche l'altro marocchino, che farà poi fra la 21, e poi Bistocchi. Quindi questi due atleti qui, che tra la 21 e la 10 si combattono gli ultimi tratti. Qui intanto addirittura abbiamo Martinelli che va a spingere, ovviamente siamo nella fase finale della competizione, con Lamir e Yassin invece tallonarlo dietro. Ecco, qui vediamo l'arrivo, e poi sentiamo subito anche un'intervista caldo di Lorenzo Martinelli, mentre gli altri, alcuni proseguivano. Ecco, qui arriva Bistocchi per il secondo posto, e quindi vedremo un po' quello che accadrà, diciamo, fra, ecco, vediamo Paganelli l'arrivo, poi vediamo l'arrivo di Soldini, che va a vincere la categoria dei veterani, quindi grande risultato anche per Soldini. Poi Bonini è andato molto bene, e qui vediamo un gruppetto degli inseguitori con presidente Di Cecco, Radokovic e gli altri, poi Mohamed Mbarek, che va a completare la gara,
ancora altri concorrenti. Ecco, arriva anche Stefano Sinatti, che arriverà quarto poi della categoria dei veterani. Lotta serrata poi Refi invece che prosegue per il suo tracciato. Ecco, ancora susseguirsi un po' gli arrivi dei vari atleti. Fontani Ettore, che è Che farà la andato 21 molto bene, e vincerà la categoria della è andato molto 21. forte, è andato, Sì. quindi ecco, fra non molto dovremo vedere anche l'arrivo della prima donna, vedremo un po', purtroppo ecco qui abbiamo Arianna Fabbri che va a completare anche lei la sua fatica, poi l'intervisteremo insieme Arianna Fabbri e Lorenzo Martinelli. Sono partito abbastanza forte fin dall'inizio e ho cercato di impostare il ritmo sui 3:20, più o meno pochi secondi sotto quello che vorrei fare nella mezza maratona. È bello il percorso che era tutto piatto e l'ho fatta per preparare Gubbio. È stata una gara molto bella, come al solito, la faccio tutti gli anni, sempre più bella, non ci è assistito il tempo, però almeno non abbiamo sentito caldo. Fortunatamente non c'era il vento, quindi grazie a questa cosa secondo me usciranno fuori dei bei tempi. Ecco, qui adesso superata la gara della 10 km, siamo passati al proseguimento, quindi andremo a incidere su, ecco, questa vediamo la giapponese che corre per il Maratone del Mugello, poi la Cremini. Andiamo verso la 21 km e qui già cominciano a staccarsi molti atleti perché, come dicevamo, circa 300 gli atleti si fermeranno a 10 km e quindi Ecco, rimangono. Poi questa è la salita di Punta Bella Punta che, Bella che insomma fa un po' ecco, di selezione, Maccarini lì. però ecco, no, rispetto agli anni passati, io era qualche anno che non la facevo perché a Tuoro non ci andavano più, io mi fermavo a Borghetto, però scorreva abbastanza bene, sembrava meno dura delle altre volte, sarà stato perché non era caldo, era fresco e ecco, ripeto sempre che l'acqua a parecchi non ha dato noia perché non era un'acqua battente, era una pioggia gerellina, insomma, che si correva abbastanza bene. Ecco, qui superata la salita, chiaramente c'è un po' di recupero in questa fase, diciamo, di leggera discesa che rimette i concorrenti un po' in carreggiata. Abbiamo visto Questione Nicola Peluzzi, Peluzzi, Nicola poi vediamo anche, Serboli Marco che anche lui sta andando molto bene, sta ha crescendo molto, fatto molto bene il personale sulla mezza sulla mezza maratona, maratona. dice fare riuscire a fare il personale su questa qui, insomma, ecco, è uno, c'è da dire che è la terza mezza che fa, quindi è facile ancora abbassare il Certo, crescere, crescere, personale. sì, ma poi basta avere un po' di voglia che la situazione diventa più facile. E qui chiaramente, come vedete, già i distacchi cominciano a esserci, quindi atleti che corrono un po' E per lì conto ancora ci sono proprio. 1.400 persone che corrono, Ecco, qui quindi vediamo ancora la Moroni che ancora è la partita forte, poi sentiremo anche alla fine anche lei con un'intervista che ha forse accusato la partenza troppo grintosa, troppo rapida. Quindi vediamo anche Cliva, ancora regge. Bernini, vediamo che, ecco, che chiaramente in questa gara qui, diciamo chi fa la 58, soprattutto arrivare alla 30, 35, 40 km sono quelle diciamo, le distanze un pochino più difficoltose. Intanto vediamo Fontani Ettore che è andato molto bene, Refi sì. Mirko che è andato direi alla grande anche lui nella gara di mezza Sì, maratona. per essere stato operato da poco, insomma, ha ripreso subito alla grande, ha ripreso. Ecco, vediamo anche Fatti Kenti, direi, ecco, è stato forse ingannato da un pettorale che doveva fare la 34 e invece si è fermato alla 20, alla 21, quindi altrimenti poteva ottenere il podio, diciamo, quindi il terzo posto assoluto, mentre poteva contare il quarto. Quindi intanto vediamo i due protagonisti, l'Amir, questo che poi è il Khalil Yassin, che poi al traguardo avrà una difficoltà, sarà in crisi perché per ipotermia, proprio freddo assoluto, che dopo diciamo qualche mezz'ora è riuscito a recuperare, mentre imperterrito lo vediamo qui ancora come se facesse una passeggiata. Comunque è abbastanza vestito Puccilli, però Sì, per sì, sì. fare, ecco qui l'arrivo della. L'arrivo proprio di Lamir che va a vincere intorno a 1,14 spiccioli, e poi al secondo posto, ecco, Yassine El Khalil in estrema difficoltà. Intanto Puccilli addirittura passa terzo assoluto, quindi e adesso si mette proprio, si è involato sulla testa della corsa. Qui intanto vediamo la Ghiovic, poi vediamo Fatichenti, ecco qui che Marianelli che farà la 42, quindi qui lotta serrata, anche qui se ne fermano quasi 500 atleti, insomma, voglio dire, poi è Di Cecco che passa. E qui ecco, questa qui è una zona molto importante, vediamo l'arrivo di Mirko Refi,
che ovviamente lascia un po' la compagnia di altri soggetti. Anche qui al traguardo ovviamente molte difficoltà, ecco Fontani è andato molto bene anche lui, eccolo qua l'atleta della Polistica del Campino che è andata di lusso, diciamo così, anche come risultato anche tecnico, ma soprattutto anche come posizione. Qui l'arrivo invece della prima donna, Paola, sempre forte, sempre. Che già anche questa mi sembra che vince forse per la terza volta, Bettarelli che invece si invola verso la 34. Dicevamo che la Garinei senz'altro è una delle atlete più longeve anche dell'Umbria, sì, una che prima faceva più maratone, poi adesso è un po' calato perché anche lei, ecco l'arrivo anche di Micheli, il fisico sta segnando un pochino anche lei l'età. Ecco, per quanto riguarda quindi anche il terzo posto per la mezza maratona è arrivato Biagioni Alessio. Biagioni, ottimo il quarto posto di Leonardo Fatichenti, l'ottavo posto di Mirko Refi. Nelle donne ancora una vittoria della Palla Garinei di Perugia sulla Deiana e l'ottimo terzo posto per Francesca Barneschi che purtroppo non abbiamo ripreso perché in quel momento lì siamo stati costretti a recuperare un po' il Khalil che era nelle condizioni di ipotermia abbastanza acuta e quindi grande difficoltà per l'atleta, diciamo, della Polisportiva di Bresciano che domenica sarà presente alla campionato di Gubbio. Intanto abbiamo visto transitare anche la Martinelli e comunque ottimo il terzo posto anche della Barneschi Francesca che tra l'altro vince il campionato italiano dei ferrovieri nella mezza maratona perché era valido anche per il campionato italiano ferrovieri. Poi te sei arrivato terzo in questa categoria argento, quindi le vecchie insomma. Comunque è un risultato importante. No, era una gara quello. Che io che non facevo una mezza maratona era dalla maratonina del 2015 e sono partito regolare, ho fatto gli ultimi chilometri più forti dei primi, quindi sicuramente ancora c'avevo qualcosa ma non sapevo le mie possibilità e allora ho cercato di arrivare e basta. Ecco, qui invece il tratto da Passignano per andare poi alla 34 forse è il tratto più difficile, diciamo così, perché poi ecco, si influiscono anche all'interno anche alcuni mezzi, anche le macchine, sì. Però è molto diluito nel percorso, i vari concorrenti, quindi gruppetti ce ne sono non tanti, ecco in questo caso qui forse 3-4 atleti, ma se no di solito sono tutti un po' in fila indiana e molto, diciamo, frazionati. Qui sono rimasti circa 800 concorrenti, anche più, quindi ancora ce ne sono tanti. Intanto vediamo, ecco, i distacchi cominciano a essere importanti, vedete proprio in questi di questa c'è un po' di salita, immagine, sì, si sente. Però ecco, chiaramente un po' la pioggia influisce, come dicevamo, non tanto il vento, anche se qui qualche folatina di vento ci poteva anche essere, però insomma ecco qui Mazzarelli che invece è andato molto bene nella maratona, lui ha fatto la maratona, quindi è andato, diciamo che quarto posto nella maratona è andato un bel risultato anche per lui, quindi soddisfazione anche per avere raggiunto un risultato di quel genere lì. Ecco che intanto vediamo gli atleti che si stanno avvicendando e avvicinando, diciamo, al terzo traguardo, quello della 34 km. Ovviamente qui diventava sempre un pochino più complicato poter stare dietro tra i primi e gli altri perché i distacchi cominciavano a essere importanti e quindi stiamo risalendo in maniera graduale soprattutto per andare poi verso la testa della corsa e qui la testa della corsa è sempre con Buccilli, ecco qui vediamo sempre la prima donna in questo caso qui che addirittura è stata superata proprio in questo frangente dalla Tamburi che dietro Sorognona poi è passata avanti, ecco vediamo qui la Tamburi che ha circa 50 metri in questa, quindi siamo proprio, l'abbiamo trovata proprio nel momento topico della sua gara che poi dopo comincerà ad aumentare e a staccare ancora di più i concorrenti. Comunque mi sembra c'è da dire che la Tamburi è arrivata ottava assoluta, è arrivata bene come classifica. Sì, è andata molto forte, è andata, fra l'altro non ha fatto il record che invece ha fatto Buccilli, chiaramente lui aveva un altro, ecco qui lo vediamo proprio in prossimità della 34 km
e lo vediamo ancora con un ritmo molto fluido, molto tranquillo, quindi atleta che viene dalle mezze maratone, dalla maratona, atleta che ha sfiorato un po' la maglia azzurra, ecco, per molti versi, e adesso si è dedicato all'ultramaratona, dove sicuramente avrà delle chance importanti. Qui vediamo Radojkovic al secondo posto, mentre laggiù in fondo vedete c'è Alberico Di Cecco che era passato, e qui l'arrivo di Foyce per la 34 km, quindi Foyce, Christian De Lauro, davanti a Davini e Morani. Bene gli aretini invece, anche qui sono andati bene, il quinto posto di Bernini, Larry Casettini, l'ottavo posto di Stefano Bettarelli della Polisportiva Policiano, inoltre il secondo posto di categoria di Sadotti della Polisportiva Arezzo nella categoria veterani, quindi anche questo, mentre è vittoriosa Emanuela Martinelli della Larry Casettini, che però non abbiamo potuto riprendere perché proprio i distacchi cominciavano a essere abbastanza importanti. Qui siamo passati Marianelli, Cristian, sì. Marianelli che proprio nel finale stacca Minnici, un altro ex atleta nazionale, forse, diciamo, sì, degli anni precedenti, ecco. E qui vediamo invece transitare Alberico Di Cecco, che prosegue ovviamente per la 58, qui siamo alla 42, però già molto importante anche questo risultato. Durissimo. Questo a un certo punto stavi sbagliando quasi. No, laggiù in fondo. Oggi micidiale. Freddo, acqua. Sterrato che è tutto zuppo. Non ci ha aiutato, diciamo. Ecco, come avete capito, chiaramente le difficoltà quando il tempo è cattivo è un po' per tutti. Qui intanto vediamo, ecco, Radojkovic, poi Di Cecco, e qui i distacchi cominciavano a essere importanti perché fra Di Cecco, che era secondo, e Radojkovic c'erano circa, diciamo, 500-600 metri, e quindi ovviamente a meno di grosse sorprese non succedeva niente, mentre qui a testa bassa, ha corso sempre a testa bassa, proprio concentratissimo, ritmo sempre costante, a vederlo correre così. No, adesso se vai a calcolare, ha fatto una media oltre 17 km orari, quindi pensate un po', per 58 km 17 km orari non è una cosa così banale. Addirittura, come dicevamo, farà il record della Strasimeno 2016, quindi veramente un grande risultato. Questo per far capire le potenzialità di questa atleta. Ma già in corsa, facendo le domande anche a Alberico Di Cecco, ci diceva che non c'erano assolutamente problemi. Se pensate che la differenza tra lui e Di Cecco è di quasi 14 minuti, insomma, fa capire la portata del ritmo. E qui al traguardo conclusivo, anche record della manifestazione. Ecco qui Fabio Fiaschi che commenta il record della competizione. Sentiamo l'intervista. È la terza volta che faccio, che corro in questo posto. Un anno la 30, un anno la 42. Ma sei gelato? L'ultima volta è stato nel 2012. Mi ero sempre ripromesso prima o poi di tornare qui per fare il giro completo. Quest'anno ho deciso di correrla e niente, mi era stato consigliato di correre con gli altri almeno fino al 30°, 40° chilometro, però come al solito cerco sempre di far gara sul ritmo e mi sono ritrovato fin dal primo chilometro solo e ho sofferto gli ultimi 6-7 chilometri, perché comunque non ho mai corso più di 50 km in vita mia. Accogliamo con bel applauso, lui si chiama Alberico Di Cecco e corre per l'SD Vini Fantini. Quello era troppo dire. Eccolo qua. Ma diciamo che Buccilli è partita alla sua, nel senso che è un'altra gara, è un'altra condizione, è un atleta veramente di altissimo livello che si cimenta anche su queste distanze, a grandi personali attuali anche in maratona. E ci siamo un pochettino gestiti, un pochettino guardati intorno in tre o quattro atleti, che era la gara nella gara. Poi ad un certo punto ho avuto un po' di problemi di stomaco e forse lì ho svoltato, perché mi sono dovuto fermare. Un attimo sono riuscito a riscaldarmi anche grazie, diciamo, alla protezione civile che mi hanno supportato. Sono ripartito ed ho trovato un passo che veramente andava da sé. Eccolo qua, al traguardo! Bravissimo anche per lui, è rimasto Radojkovic Robert, spero di non sbagliare al dire il suo nome e cognome. Beh, fino ai 30-40 km ci può stare, rendiamo, diciamo, però dopo i 40 comincia quell'ignoto, diciamo, che a noi atleti può causare. Mi piace quell'ignoto. Esatto. E qui, ecco, vediamo anche un altro arrivo con il pettorale 32.
52 Velatta Stefano. Lasciamo dire che c'era anche Donini Di Maro, questo l'avevamo dimenticato prima. Lo vediamo anche al traguardo, lo vedremo anche al traguardo. Qui intanto invece arriva anche Serasini Marco, della SDS Tosco Romagnolo. Poi ancora Maurizio De Andrea della Runners Sulmona, eccolo qui, lo vediamo giungere al traguardo. No, questo qui è Pankenko Igor della Mala Pavlica, questo qui è atleta ucraino o serbo. Poi Fiadone Antonio Maria, il Crampo di Lanciano. Poi ancora arriva Curioli Mirko, eccolo qui, con il 133. Poi Bellini Roberto dell'Esercito, Di Paolo Maurizio, Lombardi Marco quello successivo. Poi ecco, adesso andremo a vedere anche l'arrivo della prima donna, che è una prima umbra che vince questa stagione. Intanto qui abbiamo, ecco, Lombardi Marco della Runners di Livorno, sempre presente un po' negli ultimi anni a questa competizione. E qui l'arrivo della Tamburi, eccola qua, sembra un'ispinta proprio. Qui proprio un'ispinta, sembra abbastanza fresca. Lo sentiamo un po' in commento anche da parte sua. Dopo il traguardo sentiremo un po' certi, ma ecco, qui vediamo Donnini Di Maro che si presenta, giunge al traguardo quindicesimo assoluto, quindi grande soddisfazione, prima retino. Poi la Moroni, la Moroni Federica della Golden Rimini International, e poi la terza donna, e andiamo poi con le interviste, e noi ci risentiamo la prossima settimana con i campionati italiani di Gubbio. Un'impressione su questa gara? È un'impressione, ora è un'ottima impressione, questa mattina un po' meno perché purtroppo il maltempo dalle 7 di stamani fino alle 12 siamo stati proprio ostacolati dal maltempo, pioggia continua con tutte le difficoltà che ne conseguono, particolarmente per gli operatori lungo il percorso, oltre che per gli atleti che però tanto si bagnano lo stesso. Ecco, abbiamo visto un protagonista, Buccilli, che ha fatto anche il record della gara, quindi dal punto di vista anche tecnico di avere raggiunto un risultato importante. Sì, veramente non pensavo che con queste condizioni meteorologiche riuscisse anche a fare il tempo, però probabilmente il Trasimeno, la caratteristica è che la gara della Trasimeno è un po' sempre ostacolata dal vento. Oggi c'era pioggia ma effettivamente non c'era vento, e probabilmente ha corso in condizioni abbastanza non ottimali, però non avverse, diciamo, particolarmente avverse.